Allora, il cervo è stato inserito nel progetto Nature Concrete perché l'anno scorso, fuori da ogni logica e da ogni schema, era stato avvistato nelle campagne qui vicino di Frascati, tra Monteporzio e Frascati, un cervo maschio adulto che girava per le vigne. Poi questo cervo non si sa perché, come è arrivato, è scomparso. E questa storia mi era piaciuta perché era probabilmente la voglia della natura selvatica di riappropriarsi di spazi e di ambienti oramai persi. Visto, diciamo, il concept di questo muro, alla fine ho pensato che un omaggio a questo animale così grande e regale era doveroso. Le porte della percezione. Le porte della percezione. Sì, su questa cosa dei colori che più so. Allora, ho iniziato il progetto della mia parte del muro cercando delle informazioni su questa zona, su Lazio, su Roma, su Frascati in generale, perché non essendo di questa zona non conosco molto e mi ha colpito questa storia dei tre alberi sacri, delle tre piante sacre che c'erano piantate nei fori romani che sono il fico, l'ulivo e la vite, ognuna era sacra a una divinità in particolare, mi piace molto la mitologia e tutta questa parte un po' più mistica e spirituale e quindi ho cercato immagini di questi alberi e in Photoshop li ho più o meno uniti e cercato di sintetizzare attraverso strumenti digitali per poi avere una foto in generale di tutta questa parte con questi alberi. E dietro ci ho aggiunto dei cipressi che sono degli alberi che mi piacciono particolarmente perché li vedo come una cosa di benvenuta. E questa zona è piena di questi alberi, quindi mi sono ispirata dalla vegetazione. Io sono Angelo Tobia, vivo in questo quartiere. Questo è un quartiere che ha tante possibilità passate, presenti e future. Una fondamentale è quella di recuperare parti del degrado che c'è in tante situazioni, perché alcune parti di questo quartiere sono del dopoguerra, con questo tipo di espressione, perché questa è l'unica forma di arte contemporanea al mondo presente attraverso i muri degradati, spogli che non dicono niente, che sono inutili, apparentemente inutili, così diventano forma d'arte che possono comunicare a tutti, anche alle persone che non sanno niente dei Pollock. Ora sto disegnando la chitarra di un abitante della zona che ci ha chiesto col cuore in mano di disegnarla perché è appassionato di musica ed è la sua chitarra preferita. E addirittura gli ho chiesto una foto, ma me l'ha portata proprio giù, me l'ha fatta vedere, infatti c'ho la foto con lui che la tiene in mano e l'ho messa in questo punto del muro qui perché c'è questo braccio meccanico che ha disegnato Giacomo, che è l'altro artista del gruppo. Quindi praticamente sto cercando di introdurre questo elemento del posto all'interno dell'astronave che abbiamo disegnato, in modo tale che i cittadini, quando passeranno a visitare questo disegno, non lo sentiranno poi così freddo, essendo questa parte un'astronave molto azzurra. E infatti inserirò anche altri elementi, come dicevamo nei scorsi episodi. Allora, è iniziato quando abbiamo scelto, diciamo, i soggetti, le tematiche da affrontare con questo progetto, pertanto l'integrazione tra natura e tecnologia. E ho attinto da questo libro che mi ha regalato mio padre quando ero piccolo, è un libro che mi sono sempre portato dietro, e ho attinto da questo libro per prendere ispirazione e scegliere quali uccelli raffigurare. E sono due tipi di falchi, hanno entrambe origini africane, in particolare quello più grande che poi è stato molto trasformato a livello stilistico, diciamo per licenza poetica, quindi adesso ricorda quasi più un gufo che un falco, che è un uccello che è l'unico della sua specie e che vive in Africa e viene chiamato in Francia, perché questa è un'edizione francese, quindi il titolo l'ho preso così, però tradotto in italiano sarebbe
falco battitore, perché ha questa caratteristica di sbattere le ali in modo, insomma, molto peculiare. E l'altro invece si chiama falchetto d'Africa ed è, insomma, di dimensioni più piccole e cambiano un po' i colori, insomma. Questa è un'astronave esplosa, come già vi ho detto. Niente, questa è la mia astronave. Spero che funzioni una volta che la finisco. Laura di là sta facendo l'attacco del suo cyborg alla mia astronave, perché giustamente tutto funziona, quindi questo cyborg è alimentato dai macchinari all'interno di questa astronave. Questa è un'astronave modello Ford Focus 2006. Come la mia macchina, perché è blu. In questo muro ci sono tantissime moto. Possiamo trovare il motore di una BMW F650, una carena della Yamaha XT Tenere degli anni 80, e possiamo trovare il motore di una XT non Tenere, quindi XT quella normale. Ah, di là c'è un 16 valvole, che è il motore della Nissan Micra. Perché mi piacciono le moto? Perché mi danno un senso di libertà le moto. Ho due ruote, ho il rischio del pericolo. E poi non lo so, è più comoda una moto, non credi? Caro telespettatore. Questa è un cyborg. E mezzo robot e mezzo umano, e rappresenta semplicemente l'anello di congiunzione che c'è tra tutto l'aspetto tecnologico e cyberpunk, diciamo, che abbiamo realizzato, che Giacomo ha realizzato nella prima parte di Astronave, con la parte invece naturalistica, più legata all'aspetto naturale, diciamo, originario della vita. Quindi è proprio, sì, un anello di congiunzione, un'unione, infatti è proprio, diciamo, in mezzo tra queste due sfaccettature del muro, che va, diciamo, a cercare di armonizzare questi due aspetti che in realtà adesso nella società di oggi un po' sono ancora in contrasto, perché non si sa bene ancora come gestirli. Invece, proprio tutto in realtà, il significato di questo muro è che queste due cose lentamente, se sfruttate a dovere e con coscienza, possono convivere tranquillamente. Guarda, se volevi subito al volo non arrivare. Beh, diciamo che ascoltando la canzone di Sandra Mondaini, Sbirulino, quando lei si vestiva da clown e faceva impazzire i bambini negli anni 70, mi sono immaginato un personaggio vestito da clown. E poi a guardare il marito, Raimondo, me lo sono immaginato come una giraffa, perché Raimondo era altissimo. Ho voluto fare i personaggi del circo perché da ragazzino andavo spesso a vedere i spettacoli circensi dove c'erano gli animali, ma poi ho scoperto da grande che gli animali nel circo vanno maltrattati, e per cui ho immaginato un circo dove non ci sono esseri umani che maltrattano gli animali. E il circo, mi sono ispirato al cartone animato Disney Dumbo, perché è ambientato in un circo in America. Per quindi mi sono immaginato un circo con animali antropomorfi, alcuni normali. Un asino con un serpente avvolto sulla testa. Diciamo che mi sono ispirato a un libro per ragazzini, Il signor Carota, un signore che adotta diversi tipi di animali, un gufo, una scimmia, un serpente, una capra e un dinosauro. Nell'episodio Il signor Carota e il serpente, il protagonista, il signor Carota, porta un serpente arrotolato sulla testa. Ma il serpente riesce a ipnotizzare le persone.
notte. Ipnotizza il signor Arturo che diventa un gufo. Ipnotizza Filippo il postino che diventa uno scimpanzé. Ipnotizza la signora Dina che diventa una gallina. E appena il signor Carota li vede dice: ma sono impazziti. E insomma, ho pensato di mettere un serpente arrotolato sulla testa di un asino in modo che fosse un incantatore. Tipo l'incantatore di serpenti, no? Beh, come sappiamo le scimmie sono divertenti, cioè sono simpatiche ma allo stesso tempo dispettose perché ti rubano diversi oggetti, non te li restituiscono più, oppure te li distruggono. Quindi mi sono immaginato delle scimmie che fanno acrobazie, perché ad alcune piace fare ad acrobazie, alcune restano a terra, ma giocano lo stesso. Il coniglio sul monopattino, vabbè, diciamo che mi sono ispirato a diversi cartoni animati di quando ero ragazzino, diciamo che erano proprio divertenti, quindi immaginarsi un coniglio sul monopattino sarebbe stata un'ottima idea, secondo me. Per quanto riguarda i due conigli, mi sono ispirato ai conigli della Sinfonia Sciocca Disney, i conigli buffi, in inglese conosciuta come Funny Little Bunnies. Quella è divertentissima, c'erano conigli belli e che facevano ridere i bambini. Diciamo proprio così che mi sono ispirato a fare questi conigli. Poi per quanto il coniglio sulla lingua del leone, vabbè, mi sono immaginato, vabbè, che questo leone mangia la carne, come ben sappiamo, però allo stesso tempo fare acrobazia agli animali più piccoli. Sono tanti. Vabbè, mi sono ispirato a diversi personaggi sul monociclo perché alcuni fanno acrobazie, ci sono acrobati nei circhi. Ah, sono belli lo stesso.